Un gommone catamarano, nuove barelle, idrocostumi, un team di soccorritori riforniti di appositi presidi sanitari e dispositivi di sicurezza e pronti a muoversi in giro per la Sicilia a bordo di un nuovo automezzo. Sono alcune delle attività messe in campo dalla SEUS 118 per potenziare il servizio delle maxi emergenze in ambienti alluvionali e acquatici, che potrà contare pure su un ulteriore step formativo degli operatori. Infatti il Comitato Regionale della Federazione Italiana Nuoto ha annunciato una sinergia con la SEUS per un nuovo progetto di formazione degli operatori del 118 relativo ai soccorsi in ambienti acquatici e alluvionali. La SEUS si è quindi dotata di un gommone catamarano del tipo Takakat, che può trasportare 7 persone e grazie alla sua conformazione agevola il recupero dei pericolanti e facilita i soccorsi. Ha un piano di calpestio ad alta pressione per sopportare in totale sicurezza carichi pesanti ed è adatto pure ai non deambulanti. Sono stati acquistati inoltre speciali idrocostumi che offrono il massimo della protezione agli operatori in caso di acque contaminate, caschi per il salvataggio in acqua dotati di torce a stagna, giubbotti salvagenti, salopette cerate e stivali. Abbiamo presentato quelli che sono i nostri presidi per gli alluvioni, un potenziamento di quelli che sono le armi per contrastare appunto condizioni climatiche che oggi sono mutate. Nell'imprevedibilità bisogna essere pronti a imbattersi in eventi come questi in sicurezza. Da questa conferenza emerge intanto la sinergia fra le parti, con tutti i corpi, con i vigili del fuoco, con la guardia costiera, i carabinieri, la polizia di Stato, la guardia di finanza, con tutti i corpi che si imbattono in situazioni del genere, e soprattutto una maggiore sicurezza dei nostri ragazzi, degli operatori che si imbattono in situazioni del genere. Che significa maggiore sicurezza? Dei dispositivi di protezione individuali potenziati, una formazione chiara e una migliore, e soprattutto dei piani, una pianificazione di quello che si deve fare molto attenta, chiara e condivisa. Oggi ho portato sì saluti come assessori, saluti dell'amministrazione, del sindaco Trentino, ma diciamo che il mio intervento ha rafforzato quel legame per quanto riguarda le esperienze che noi abbiamo avuto appunto con il 118 su quanto riguarda la formazione e quello che sarà il nuovo progetto legato proprio alla formazione di figure che potranno poi un domani anche intervenire in momenti di calamità naturale che riguardano naturalmente eventi legati anche a condizioni climatiche legate appunto all'acqua. Noi come federazione stiamo promuovendo la cultura dell'acqua come elemento non solo di attività agonistica, ma anche appunto elemento che in qualche modo ci metta nelle condizioni di creare quei presupposti per poter mettere in sicurezza la propria vita, ma anche la vita degli altri. Abbiamo noi collaborato per quanto riguarda la formazione sui corridori di moto d'acqua, lo faremo anche in questo campo, ma soprattutto cercheremo di mettere a frutto le esperienze di entrambi gli enti per creare appunto i presupposti di un eventuale intervento importante per le calamità che abbiamo detto prima.